Ciao mortale, per quest'anno e per questo Halloween ho pensato di fare una ricetta un po' particolare che ho rubato da quel mago che si chiama Bruno Barbieri. Il nome della ricetta è lo scrigno di Venere. Eccomi qua nella mia alcova stregata, sono la strega Laura e questo è il mio bicchiere magico. Vai, con questo mio bicchiere speciale farò una pozione, la pozione magica di una ricetta particolare. Muovendo il mio bicchiere metterò degli ingredienti segreti che non troverete, ma farò una ricetta speciale. Preparerò questa ricetta, la mia ricetta stregata, con essenza di rosmarino, essenza di melissa. Questa ricetta la sto rubando al cuoco, quel mago cuoco cattivo di Bruno Barbieri, perché gliela voglio rubare. Poi nella mia ricetta segreta e magica metto la neve dell'Himalaya. Questa neve procura benessere, procura appetito, procura felicità, quindi più ne mettiamo, nel mio caso meglio è, perché questa neve è una neve particolare, molto molto pregiata. A voi cari miei mortali lascerò la ricetta mortale, ma questa ricetta magica è solo per me. Per il tocco finale, l'acqua del Nilo che andremo a versare e andiamo a creare questa pozione magica in questo bicchiere speciale, in questo bicchiere magico. Ragazzi, io vi lascio alla ricetta mortale, quella che ho copiato da Bruno Barbieri, ma questa è solo la mia. Ciao, buona vita a tutti! In una padella mettiamo dell'olio evo e facciamo soffriggere la cipolla. Dopodiché mettiamo il macinato, mischiamo bene. Quando la padella poi sarà ben calda, aggiungiamo ancora mezzo bicchiere di vino. Facciamo evaporare e aggiungiamo la conserva. Aggiungiamo il concentrato di pomodoro, un pochino, la carota tagliata a rondelle, il gambo di sedano con il lauro, il dado, il sale, il mezzo bicchiere d'acqua. Cuocete il sugo per circa 2 ore a fuoco lento, più cuoce più buono viene, aggiungendo l'acqua se serve. A fine cottura togliete il sedano, le carote, aggiungete la besciamella e mischiate tutto insieme. Nel frattempo che il sugo si raffredda, porta a bollore una pentola d'acqua salata. Fodero con la carta forno una teglia dal cerchio staccabile e preparo la pasta brisée tirandola con un mattarello molto molto sottile. Quando l'acqua bolle verso i tortellini che sono di piccola dimensione, li porto a metà cottura li scolo direttamente nella pentola dove c'è il sugo e la besciamella, mescolo il tutto molto bene. La sfoglia di pasta brisée tirata molto bene la sistemo nella teglia, deve essere sottile.
Procedo in questo modo. Faccio uno strato di tortellini. Ancora formaggio grana e procedo in questo modo fino alla fine. Aggiungo un po' di latte in un tuorlo d'uovo e mischio. Questo mi serve per pennellare lo scrigno. Ora in forno a 180 gradi per 25 minuti. Controllate la cottura. Vi assicuro che questo scrigno di Venere è una delizia per il palato e per la vista. È veramente buono e ottimo.